Anche per chi non sapesse che c'è la presenza occulta di Jovanotti, il sound è quello, si sente il suo, poi ha dato qualcosa in più alla canzone. 15 e 13 minuti, è così che inizia ufficialmente anche la seconda parte del nostro magazine di oggi con Gianni Morandi e la sua Allegria. La seconda ora dedicata alle sarde, a Beccafico e alla pasta con le sarde, prodotto tipico siciliano, originario della provincia di Palermo, di Messina, di Catania. Sono un qualcosa di cui andiamo molto fieri. Piatto tipico siciliano, come tale è stato anche riconosciuto e inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, il PAT, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La storia è un po' particolare perché il nome del piatto deriva dai beccafichi, che erano dei volatili della famiglia dei silvidi. In passato i nobili siciliani consumavano, dopo averli cacciati, farciti poi delle loro stesse viscere interiore. Il piatto era gustoso, ma era inavvicinabile al popolo in quanto bene di lusso. I popolani, poi siciliani, ripiegarono quindi su materie prime che potevano permettersi, ovvero le sarde. Per imitare poi il ripieno si pensò di utilizzare la mollica di pane, i pinoli e poco altro. Piatto povero, tipico, ma molto molto gustoso, che ci hanno tramandato le nostre nonne. Ne parliamo per quella che è la ricetta originale e le varianti che sicuramente lui ha preparato con il nostro primo ospite, che è lo chef Francesco Bonomo. Bentornato Francesco, grazie per aver accettato il nostro invito, come sempre. Buon pomeriggio e grazie per l'invito, è sempre un piacere essere con voi. Abbiamo raccontato la storia delle sarde a Beccafico e non c'è il trapanese all'interno, siete stati solo secondi rispetto alla provincia di Palermo, di Messina e di Catania, eppure le sarde a Beccafico che si mangiano nel trapanese sono veramente buonissime. Sicuramente la sarda è un pesce molto versatile che si presta a tantissime ricette. Proprio le ricette della sarda a Beccafico e la pasta con le sarde sono quelle che fanno capostipite, diciamo, alle varie interpretazioni. Hai spiegato benissimo il nome del piatto a Beccafico, perché appunto prendeva nome da questo uccello, e appunto per questo viene avvolto con l'estremità della coda messa all'impiede, perché questo faceva immaginare appunto nella forma della coda dell'uccello, una piccola chicca che voleva aggiungere. Francesco, poi, tu so che sei un amante del nostro pesce, di quello azzurro che fa parte del nostro mare, quello che ci circonda, e che ti presti molto spesso ad utilizzarlo in vari modi. Le sarde a Beccafico o la pasta con le sarde sono delle metodologie classiche per poterlo preparare, però con le sarde si possono fare tantissime altre cose. Sì, io come ti ho detto poco fa, è un pesce che io amo, che è molto versatile, diciamo che secondo me è il principe del pesce nel Mediterraneo. Se questa ha molte ricette, io ad altre cose molte le pubblico anche con varianti, diciamo una ricetta che ho pubblicato nei miei social è una metamorfosi di sarde, che è una sarda marinata con una maionese che ho fatto con la bottarga. Però ci sono tante le varianti che possono essere fatte, anche la mia pasta con le sarde che può essere fatta, diciamo, io faccio solitamente una cosa un po' più gourmet, faccio una salsa con una patata novella dello zafferano che metto come specchio sotto dopo averla cotta, diciamo, frullata, e poi metto sopra una sarda che rigorosamente abbattuta. Perché ricordiamoci che la sicurezza alimentare, tutto il pesce azzurro va sempre abbattuto, perché la nasages, diciamo così, va abolita, che io praticamente la metto a marinare con un sale bilanciato, dopodiché la porgo su questa patata che avevo detto fare allo zafferano. Nel frattempo faccio un ragù classico, che è quella della pasta alle sarde, quindi faccio della barba di finocchietto, faccio un cipollotto, soffriggo tutto, metto le mie alici un attimino a soffriggere, dopodiché nel frattempo cuocio la pasta e la salto un attimino con dell'olio extravergine d'oliva, la vado a posizionare su questa sarda che precedentemente ho marinato con questo sale bilanciato, che è un sale che faccio 50-50, diciamo, e si mette a marinare all'incirca 24 ore, che la porgo sopra, metto sopra questo bucatino, rigorosamente il bucatino, perché con la pasta con le sarde, diciamo, è un must del nostro piatto, e poi finisco il piatto con del pinolo tostato e poi del parmigiano povero, dei poveri detto, che praticamente è una mollica che faccio con una mollica di grani antichi. Metto pure del concentrato, del pomodoro, della scorzetta di limone e dell'olio all'aglio.
lo tosto un attimino in padella e lo metto sopra, diciamo, alla mia pasta con le sane. Come sempre, questa raccontato da te sembra veramente tutto molto facile, invece bisogna avere un po' di praticità, un po' di manualità. Invece, per quel che riguarda le sarde a beccafico, io non sono un amante delle salve a beccafico, lo dico subito, però spesso si trovano troppo saporite. Qual è l'errore che secondo te fanno in molti? L'errore è sicuramente intanto di poter salare il pesce nella fase, diciamo, quando viene pescata e viene pulita, si va a salare il pesce. Ricordiamoci che la sardina, già quando è un prodotto fresco, già ha la sua sapidità, che abbastanza va bene. Quindi anche nel condire la mollica, che solitamente magari molti mettono un eccessivo uso di pecorino, diciamo che va tutto moderato, diciamo, negli ingredienti che sono molto, molto sapidi. Io ad esempio spezzo un attimino anche la ricetta aggiungendo un pizzico di zucchero nella mollica e poi aggiungo molta scorza sia di arancia che di limone, lo faccio misto in modo che vada a valorizzare il sapore del pesce senza mai aggredirlo al livello di sapidità. Poi solitamente faccio pure una mia, diciamo, salmoriglio, che sarebbe un olio, che faccio un olio, un pochettino di miele o di acacia o di millefiore, che è molto delicato, e un succo di limone. Faccio questa emulsione e la vado a finire sul piatto della mia sarda beccafico, e questo secondo me è il massimo per poter saltare una sarda beccafico. Francesco, cosa chiedono al tuo ristorante? Le chiedono, sono gettonate le sarde? Anche per i turisti, per chi viene da fuori? Le sarde solitamente sono così, diciamo, con il piatto tradizionale, almeno per quanto mi riguarda, nella mia panchettistica viene poco... viene molto poco gettonato, diciamo. Che nella versione invece gourmet, che io, diciamo, la canto e la faccio in modo marinato, o con queste maionese che vanno dalla bottarga, o anche una maionese di semirume faccio un'acciuga marinata, o delle maionese varie che io, diciamo, con questa acciuga sia marinate o cotta leggermente, diciamo, soffritta con una panatura o all'interno dei pinoli o dell'uva passa, dove io metto magari una salsa anche agrodolce, sia di cipolla, di peperone, accompagnata in questa maniera, diciamo che poi riesco a sbalordire il cliente e me lo chiedono spessissimo, questo sì. Eh sì, perché è sicuramente un piatto povero della nostra tradizione, però arricchito, impreziosito, addolcito anche grandi ingredienti come il miele che hai citato, risulta sicuramente un'esplosione poi di gusto al palato. Grazie Francesco, come sempre sei stato illuminante dal punto di vista della cucina, sei il nostro faro, e quindi ci risentiremo presto. Intanto buona estate, buon caldo trapanese. Quando vuoi, e buone vacanze e buon weekend. Grazie, ciao a Francesco. Una buona serata, arrivederci a tutti. Magazine.